Il futuro della Fiera di Padova è in bilico dopo l'annuncio dello scippo di una manifestazione importante come Expo Bici da parte della Fiera di Verona, legato alle dimissioni dell'ex direttore della Fiera Euganea, Paolo Coin, e dello staff che lo ha seguito a Verona Fiere. I francesi di GL Events, che detengono l'80% di Padova Fiere, hanno già annunciato l'edizione Expo Bici 2015, ma è difficile pensare a due fiere di queste dimensioni nello stesso periodo e a 100 km di distanza l'una dall'altra. Una partita che coinvolge anche la Camera di Commercio, socia di minoranza di Padova Fiere. È un problema di francesi, non nostro. Noi abbiamo delle quote, è un problema nostro nel momento in cui non ci porteranno tra qualche giorno un piano industriale serio, corretto, che valuteremo in giunta camerale e poi daremo una risposta a loro. Adesso è un problema loro, se la devono vedere loro, i loro dipendenti che sono andati via, non andati via, con le varie problematiche. Se la vedono. Io voglio, glielo dicevo ieri all'amministratore delegato, voglio un piano industriale credibile, se no io devo uscire dalle partecipazioni che non hanno piani industriali credibili, perché devo portare a casa soldi per investirli nel territorio. Che tempi ci sono secondo lei per questo piano industriale? Che tempi avete dato? Entro fine anno. La concorrenza tra Padova e Verona è molto più che agguerrita. Negli anni Padova si è vista portare letteralmente via da sotto il naso, attraverso la duplicazione degli eventi, il Salone del Mobile e la